finito. Questo mondo come l'abbiamo conosciuto è finito. Ce ne dobbiamo immaginare un altro. Un altro dove il PIL, la crescita, è la crescita dell'intelligenza, la crescita dei rapporti umani, la crescita della cultura, dell'ambiente, della vita. È questa che ci interessa. Sono i giovani di 20 anni che cambiano il mondo, signori. Noi abbiamo questi di 75 anni con la prostata, i capelli senza capelli, con un muccio che si cade per terra. Noi siamo sempre lì a fare i guardoni, mettiamo una X e aspettiamo che qualcuno ci cambi il futuro. Non te lo cambia nessuno il futuro, non aspettate nessuno, nessun leader ti cambia la vita, tu devi essere il leader di te stesso. Fate qualche cosa anche voi, porca di una... Adesso abbiamo bisogno dei grandi tecnici, professori della Bocconi che si accorgono che c'è il debito. E tutti questi anni dove sono stati? Tutti questi anni che cosa hanno detto? Tutti questi anni perché non si sono messi in gioco? Perché non si sono messi in gioco? I cambiamenti nascono dentro di te, nascono dentro di te. Dentro di te. Io avessi 20 anni come te oggi e sei preoccupato per il tuo futuro? Non ti devi preoccupare, non ce l'hai. Che cazzo ti preoccupa? Allora. La nostra generazione ti ha fottuto! Ti ha fottuto con le pensioni, ti ha fottuto col precariato! D'Amato a parlare! Parlava di pensioni, parlava di sacrifici! Lui che prende 35.000 euro di pensione al mese! Vergognoso! E prende la tua! Cosa cazzo quindi? Tu non la prenderai, tu non la prenderai, tu non la prenderai, tu non la prenderai, tu non la prenderai mai! Mai, 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 mai! Politica, sono come Willy il Coyote. Sai Willy il Coyote quando oltrepassa il precipizio che rimane sospeso? È sospeso e sotto c'è un baratro di 1000 metri, ma non guarda giù e rimane sospeso. Ecco, loro sono tutti lì sospesi. E noi a gridare guardate giù, 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 giù.